Buongiorno, benvenuti a tutti. Io sono Clara Giacomelli, sono la responsabile marketing di Web Performance. E Web Performance che assieme a Cribis e Parolin Legal ha deciso di dare luogo oggi a questo webinar in cui vi vogliamo raccontare le opportunità di finanziamento agevolato che ci sono a disposizione delle aziende che decidono di investire in progetti digitali. Ecco, giusto una piccola scaletta per capire di che cosa parleremo. Alessandro Scartezzini, CEO di Web Performance, ci parlerà di quelli che sono i tipi di progetti di progetto digitale che un brand può decidere di attuare a seconda, di quelli che sono gli obiettivi che ha per la propria crescita online, quindi, che si tratti di e-commerce, che si tratti di un semplice sito attraverso cui si vuole ottenere, un aumento della brand awareness, eccetera. Ecco, con lui, andremo a vedere tutte le tipologie di campagne, di opportunità, di progetto digitale che si possono mettere in piedi. Elia Maggiolo è Risk and Marketing, Senior Consultant di Cribis, e nella sua parte ci racconterà tutte quelle che sono le opportunità di bandi e agevolazioni che si possono vedere proprio attraverso gli strumenti che Cribis mette a disposizione. E infine, l'avvocato Davide Parolin di Parolin Legal, ci introdurrà su tutta quella che è la tematica di come affrontare, la domanda di finanziamento, come affrontare tutta la procedura per accedere a questi finanziamenti agevolati in una maniera corretta dal punto di vista legale, quindi seguendo appunto tutta una serie di caratteristiche di procedure che ci evitano di commettere dei passi falsi che poi appunto non potrebbero portarci a non accedere a questa opportunità. Vi ricordo che nella sezione Q&A potete interagire scrivendomi le domande, vediamo poi in base a quante ce ne saranno se rispondere alla fine di ogni relatore oppure accumulare negli ultimi 10 minuti del webinar. Quindi ecco, se avete problemi di connessione che non vedete bene le slide o non sentite allo stesso modo, vi prego di scrivermelo sempre nella stessa sezione e a questo punto darei la parola ad Alessandro Scartezzini, appunto CEO di Web Performance. Bene, grazie Clara. Ho condiviso ora lo schermo, dovreste vedere la mia presentazione. Io cercherò di parlarvi di un punto abbastanza importante che di solito arriva prima della richiesta di finanziamento, ossia quali progetti finanziare. Ricordo che uno degli errori tipici che si fanno quando si cercano dei finanziamenti è di cercare prima il finanziamento e poi cercare di capire cosa fare. È un processo che è errato. Bisogna prima progettare e capire cosa è meglio per l'azienda e poi cercare il finanziamento. Anche perché, come poi vi spiegherà Elia e Davide, i tempi per la richiesta di finanziamento sono sempre più brevi e quindi non si può immaginare di cercare un finanziamento e solo poi, diciamo, progettare l'intervento che si vuole finanziare. Due parole semplicemente sull'agenzia nostra. Siamo un'agenzia media digitale, orientata ai risultati, un po' ce l'abbiamo nel nome, in quel performance, e diciamo questa caratteristica di lavorare con i clienti per ottenere dei risultati misurabili. L'attuiamo in quasi tutti gli obiettivi che un'azienda può avere in questo momento per dei progetti digitali. Quindi lavoriamo alla misurazione e all'aumento della notorietà del brand. Quindi siamo tra i pochi in Italia che cercano di far crescere il brand digitalmente, ma misurandolo in maniera analitica. Lavoriamo a incrementare il traffico al sito con ovviamente traffico qualificato, quindi in base al target dell'azienda. Da anni lavoriamo per progetti di lead generation e lead nurturing, quindi raccogliamo prospect, cioè possibili clienti dell'azienda e aiutiamo con il marketing automation a trasformarli in clienti.
Negli ultimi 3 anni ci siamo anche occupati molto di drive to store, quindi di cercare di portare le persone dal mondo digitale al mondo fisico, quindi nei punti vendita. E infine, l'ultimo punto, siamo degli esperti nell'ottimizzazione degli investimenti pubblicitari per e-commerce, e quindi lavoriamo all'ottimizzazione del ROI o del ROAS. Passando a un po' i clienti che abbiamo, siamo specializzati in particolar modo in 3 settori che sono il fashion, con diversi clienti in particolar modo sulla parte luxury, ma anche su clienti diciamo più fast, e sulla parte food, dove abbiamo un cliente storico che è Giordano Vini, che è con noi da più di 10 anni. E come detto prima, sulla parte retail, dove lavoriamo con diversi brand per portare utenti ai punti vendita oppure per gestire i budget pubblicitari dei loro e-commerce. Ma vediamo un po' la procedura che noi consigliamo per progettare una richiesta di finanziamento e quindi per iniziare un nuovo progetto digitale. Quello che noi raccomandiamo è sempre di partire con un check-up. Un check-up che consenta di capire all'azienda, a volte anche di rivedere quelle che sono le strategie digitali dell'azienda, partendo dal modello di business, riconsiderando eventualmente gli obiettivi della marca. In questi ultimi tempi molte aziende si sono riposizionate strategicamente anche a causa del Covid. Capire la coerenza della propria comunicazione digitale. In particolar modo, noi quello che proponiamo è di stabilire delle KPI strategiche ed eventualmente di rivederle, perché quando un'azienda investe nel digitale ha il grosso vantaggio, come tutti sappiamo, di avere delle metriche molto accurate del risultato di questi investimenti, e quindi è importante definire nuove KPI e definire degli obiettivi. E infine, per i progetti digitali è molto importante capire quali sono i margini di miglioramento. E questo anche per la scelta del progetto da finanziare, secondo me, è abbastanza strategico. Ci sono delle aziende che già nel passato hanno investito molto nel digitale, quindi magari i margini di miglioramento non sono così enormi. Altri invece che hanno approcciato da meno tempo hanno, soprattutto su alcune aree, dei margini di miglioramento veramente, veramente importanti. Quello che ho cercato di fare in queste poche slide è di capire proprio quali sono in genere, per la nostra esperienza, le aree dei progetti digitali che generalmente hanno più margini di miglioramento. Perché lo abbiamo visto nei nostri clienti nel passato, sono state aree sottovalutate oppure richiedevano degli investimenti importanti o più delle volte richiedevano un know-how interno che ancora non c'era, l'azienda non era ancora pronta ad affrontare determinate argomenti. E qui trovate la lista di quelle che secondo me sono più spesso aree in cui non sono ancora partiti dei progetti digitali, ma che per nostra esperienza sono quelle che permettono un miglioramento del ROI in maniera molto, molto evidente. La prima è la CRO, ossia la Conversion Rate Optimization, che sono tutte quei progetti che consentono di migliorare il tasso di conversione in un e-commerce o in una landing page, che migliorano quindi il rapporto tra i visitatori e poi gli acquirenti o gli iscritti a un determinato servizio o a una determinata newsletter. È ovviamente un ambito molto molto ampio. Considerate che nella conversion rate optimization si va da il restyling del sito o comunque un'ottimizzazione del posizionamento dei vari oggetti del sito a diciamo questioni più meramente tecniche come la velocità del sito piuttosto che la capacità di soddisfare la user experience degli utenti sui vari device. Quindi stiamo parlando di veramente di tanti elementi e per la nostra esperienza i miglioramenti in termini di ROI che possono dare in un cliente sono veramente veramente importanti. Spesso ci si accapiglia a ottimizzare una campagna con magari diverse creatività
o aumentando, abbassando il budget o il bid che viene dato a una singola keyword e magari si migliora del 10-15%, quando si parla invece di conversion rate optimization, i multipli sono magari anche di un 50-60% di miglioramento. E qui la tecnologia, tra l'altro, ci viene in soccorso perché sono sempre più diffuse le piattaforme che aiutano anche a fare degli A/B test, a testare delle ipotesi di miglioramento prima di diciamo, metterle in produzione. Quindi, diciamo, grossa area di miglioramento che può essere sicuramente finanziata è tutto quello che riguarda i progetti di conversion rate optimization, incluso quindi anche il restyling del sito. L'altra parte che io ritengo molto interessante è diciamo, tutta l'area che noi chiamiamo organic del marketing digitale, e che ha a che vedere con i progetti SEO e tutti quei progetti di digital PR e di web content che riescono a far crescere il traffico organico. Traffico organico è il traffico che arriva o diretto o attraverso i motori di ricerca senza pagare, quindi diciamo tutto quello che non è Google Ads o comunque ricerca a pagamento. Questo perché è importante? Perché è l'unica fonte di traffico gratuita e quella che costituisce la base, e deve essere solida, la base di qualsiasi e-commerce. Quindi progetti SEO, digital PR e di web content rimangono dei progetti, secondo me, ad altissimo potenziale. Altro progetto che ancora non viene avviato spesso dalle aziende è la lead generation. Molto spesso è impossibile puntare direttamente alla vendita, e quindi, specialmente nei progetti B2B, quindi con clienti che si rivolgono al mondo delle aziende, è importante creare dei progetti di lead generation e assieme alla lead generation è importantissimo attuare delle strategie di marketing automation. Perché? Perché altrimenti se io raccolgo una lead, quindi qualcuno che si iscrive a una mia newsletter o che mi dà comunque il proprio indirizzo di email e il numero telefonico, se non viene poi coltivato questo lead, spesso non si trasforma in cliente. Trasformare un prospect in cliente sapete tutti che è faticoso e pertanto la tecnologia in questo campo ci può venire veramente in aiuto e attuando delle strategie in cui l'utente che si è iscritto riceve dei messaggi personalizzati nel tempo, lo rendiamo fedele e prima o poi riusciamo a trasformarlo in cliente. Altro settore molto interessante che viene molto sottovalutato nelle aziende è tutto quello che riguarda i modelli di attribuzione. Cosa sono i modelli di attribuzione? Sono quelle tecnologie che ci consentono di capire il cliente da quali canali arriva. Quindi, diciamo, tutti più o meno conoscono Analytics, che è il software di Google che ci consente di vedere le visite, le vendite che facciamo online. Lo stesso Analytics ci dà una vista di quali sono i canali che hanno portato un cliente. Peccato che Analytics, diciamo, nella sua semplicità, ci dà semplicemente il canale ultimo che è stato utilizzato. Quindi, se io, ad esempio, invio una newsletter e poi questo utente che riceve la newsletter ricerca il nome della mia azienda su Google, io su Google Analytics troverò che questo utente è stato portato semplicemente da Google. Si dimentica, fra virgolette, i passaggi precedenti. Questo cosa comporta? Che se andiamo a vedere i canali che sono per Analytics riconosciuti come più profittevoli perché portano la maggioranza dei clienti, in realtà sono quasi sempre Google. Ma questo è normale, perché chiunque, una volta che vuole andare su un sito, alla fine inserisce nella barra di ricerca il brand del sito e ci va. Ma dimenticandosi tutti i canali precedenti, diciamo che non attribuiamo nella maniera corretta il valore dei vari canali. E questo qual è il grosso svantaggio? Che a livello poi di pianificazioni dei budget di marketing tendiamo a sovrastimare il canale del motore di ricerca e a sottostimare dei canali che portano visibilità e portano nuovi utenti, ma non sono l'ultimo canale di ingaggio. Posso fare ad esempio i social piuttosto che il traffico organico, come abbiamo detto prima, il traffico diretto, le nostre newsletter e via dicendo. Quindi esistono delle tecnologie
per consentire di vedere tutti i passaggi che tecnicamente vengono detti touch point dell'utente prima che effettui un acquisto o si iscriva a un servizio. È importante quindi, diciamo, investire in queste tecnologie per avere una vista reale di quali sono i contributi dei singoli canali. L'ultima area che io ritengo molto interessante per un eventuale progetto finanziato sono i progetti Drive to Store. Sappiamo che in questo momento i canali, i punti di vendita fisici sono quelli che stanno soffrendo di più, per colpa ovviamente del Covid, ma anche prima del Covid diciamo, c'è un trend di grande difficoltà del punto vendita fisico, perché ovviamente l'online ha invaso un po' le nostre vite. È possibile però sfruttare il canale digitale per portare gli utenti nei punti vendita e tracciarne anche poi le azioni, quindi un acquisto e via dicendo. Quindi un'altra area di progetti molto molto interessanti. Ho ritenuto interessante invece dare anche qualche feedback su dei progetti che secondo noi sono sovrastimati e che comunque poi nell'esperienza vediamo che non portano un ROI particolarmente importante. Una di queste è il social media marketing, inteso, e lo sottolineo, come l'attività organica dei social media. Quindi tutto quello che è l'investimento di creazione di una propria fan page e la scrittura, diciamo, di post social, che sia Facebook, Instagram e via dicendo. E perché questo scetticismo nostro su questo tipo di investimento? Perché purtroppo i post organici non entrano più nelle board dei nostri utenti. Voi sapete che ormai se scrivete un post sulla vostra diciamo, pagina, solo il 2-3% degli utenti fan della vostra pagina li leggono. E quindi questo chiaramente mina alle radici qualsiasi investimento che viene fatto sulla parte organica. Questo non vuol dire che non si debba più avere una pagina aziendale sui social, sicuramente ci deve essere, però noi consigliamo di ridurre gli investimenti, perché purtroppo il buon Mark ha capito che se i post organici venivano visti dagli utenti, nessuno pagava per la pubblicità. E quindi, diciamo in maniera abbastanza coerente per guadagnare più soldi, l'unica maniera per far leggere il proprio post è pagare la pubblicità. Quindi noi diciamo investimenti sui social sì, ma a questo punto conviene farli sugli ADV a pagamento, perché almeno si ha una garanzia che vengono letti, si paga a click, ci sono algoritmi molto efficienti per far funzionare le campagne e quindi diciamo raccomandiamo molta cautela sugli investimenti sulla parte organica. Un po' lo stesso concetto vale per l'influencer marketing, dove salvo l'utilizzo di influencer top sconsigliamo abbastanza, diciamo, tutto il marketing social basato su micro influencer o cose di questo tipo. Per il discorso che dicevo prima del modello di attribuzione, siamo anche abbastanza critici su in grossi investimenti su Google Ads se sono limitati a campagne di search brand, dove per campagne di search brand intendiamo campagne dove c'è assolutamente solo la ricerca del brand della propria azienda. E, l'altra diciamo, aspetto su cui a volte siamo critici è sul cambio della piattaforma di e-commerce. Abbiamo visto troppo spesso che ci sono clienti che pensano che il cambio della piattaforma e-commerce risolva tutti i problemi. Diciamo, ci sono delle differenze tra le varie piattaforme di e-commerce, però molto spesso si cerca nel cambio della piattaforma di e-commerce delle risoluzioni dei problemi che invece vengono da altre parti, quindi anche qua siamo abbastanza cauti. Infine, la realizzazione dell'app. Molto spesso ci viene richiesto dai clienti di realizzare un'app, anche in questo caso siamo spesso scettici, perché riteniamo che l'app ormai abbia una funzione molto importante soltanto sulla clientela fidelizzata. Quindi è molto difficile creare nuovi utenti su un'app. Ormai, diciamo, nel mondo
le app che sono maggiormente utilizzate sono 4 o 5, il rischio di fare delle app a volte si conclude in app che poi non hanno un'utenza importante. E infine mi piace terminare con tre progetti che secondo me potrebbero essere oggetto di finanziamento, che ritengo molto ambiziosi, ma che si prestano molto bene a essere finanziati rispetto ai nuovi aiuti che ci sono e che arriveranno. La prima è l'internalizzazione dell'e-commerce. È ovviamente un progetto ambizioso perché non si tratta solamente di creare l'e-commerce anche per l'estero, ma significa dotarsi di logistica, di CRM, diciamo di tutto quello che è necessario per un'espansione all'estero del proprio business. Quindi stiamo anche in questo caso molto attenti che non è sufficiente tradurre un sito per fare e-commerce all'estero. L'altro punto, secondo me, è molto importante, sono i progetti digitali di miglioramento della brand awareness. Ricordiamo che la brand awareness rimane l'asset dell'azienda anche nel mondo digitale e è quella che ci difende anche da, diciamo, la dipendenza dalla pubblicità. Quindi, finché io non ho un brand affermato, purtroppo sarò anche nel digitale molto spesso dipendente dai vari canali di acquisizione e traffico come Google, Facebook, Amazon e via dicendo. Nel momento in cui ho affermato il mio brand, le persone cercheranno direttamente il mio brand, quindi i miei costi di marketing si ridurranno notevolmente. E infine cito l'ultimo paradigma su cui con alcuni clienti stiamo iniziando a ragionare, che è un po' tecnico, e diciamo di valutare le campagne di marketing non più su il ROAS, che tecnicamente è il ritorno su l'investimento pubblicitario considerando solo il fatturato, ma ragionare in termini invece di ROI, dove ovviamente non considero più solo il costo del marketing, ma considero anche il costo del venduto, del prodotto, e quindi dovrò ottimizzare le campagne non più solo cercando di incrementare il fatturato, ma anche di incrementare il fatturato su quei prodotti che mi generano il miglior margine. In particolar modo sui grandi e-commerce, su cataloghi molto ampi, ci saranno categorie di prodotto con un margine elevato e categorie di prodotto con un margine piccolo, e quindi anche in questo caso ottimizzare una campagna esclusivamente sul, diciamo, la generazione del fatturato non comporta gli stessi benefici che ottimizzare una campagna sul ROI effettivo che queste campagne apportano. Ecco, io sono andato molto veloce, ovviamente c'è tantissima carne al fuoco come vedete, però vuole essere semplicemente uno spunto di discussione e diciamo un modo per iniziare a inquadrare delle aree che sono secondo noi molto interessanti per nuovi progetti digitali o per potenziamento di progetti digitali già in essere. E con questo lascio la parola ai miei colleghi. Sì, grazie Alessandro. Allora, proseguo, do la parola a Elia Maggiolo di Cribis, che quindi entrerà nel vivo di quelle che sono le opportunità di finanza agevolata attraverso appunto i sistemi di Cribis. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Elia Maggiolo, come ha detto Clara, e lavoro per Cribis. Cribis fa parte del gruppo CRIF, che è leader ormai globale nella gestione delle centrali rischi. Servizi ovviamente che sono rivolti al mondo finance, al mondo bancario, al mondo assicurativo e del leasing. CRIF è nata nell'88 ha esportato, diciamo, questo modello di business nei principali paesi del mondo. Faccio vedere brevemente dove è presente CRIF, giusto per capire esattamente la portata della società. Dove vedete il punto arancione corrispondono appunto a delle sedi fisiche con strutture di analisi e quant'altro. Cribis poi è stata fondata appunto per seguire quello che è il mondo corporate. Il mondo corporate, quindi aziende come le vostre, con servizi che riguardano
la tutela del credito. Si va dal report informativo fino al sostanzialmente l'analisi di mercato e ricerca di potenziali clienti. E in questo periodo qui, con la crisi e l'emergenza da sanitaria che è diventata emergenza economica, l'argomento che sta interessando e diventa quasi un must per molte imprese è poter ricorrere a strumenti di finanza agevolata. Strumenti che impattano direttamente sul capitale circolante netto delle vostre aziende e che le sostengono in quelle che sono le spese sia ordinarie o eventuali investimenti che erano wish list e che forse adesso è il momento opportuno per intraprenderli. Alessandro ha parlato di tutta la parte della digitalizzazione ed è sicuramente un buon volano per potenziare la propria presenza sul mercato, consolidare il proprio posizionamento strategico e il proprio assetto competitivo. Però ovviamente i bandi riguardano gli strumenti più disperati, i progetti più disperati. Proprio in questi momenti è in discussione in sede comunitaria il discorso dei recovery funds, che è un progetto mastodontico di 750 milioni di euro, di cui sono previsti 82 miliardi a finanziamento fondo perduto solo per l'Italia e 91 per crediti di finanza agevolata. E questo già a luglio entrerà nell'operativo. Poi ci sono tutti i fondi stanziati dal decreto legge rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a maggio, che anche lì con i vari decreti attuativi, ce ne sono 89, siamo in attesa di 40, quindi quasi la metà, stanzieranno tutta una serie di fondi per bandi che vanno sostanzialmente ad sostenere le imprese nella ripartenza. E questi strumenti di finanza agevolata in Italia rispetto ad altri paesi europei vi è un vulnus, un problema abbastanza direi pesante, per cui se consideriamo l'arco temporale dell'anno 2019, su 20 miliardi stanziati di strumenti di finanza agevolata, più di metà sono tornati indietro a Roma o a Bruxelles perché le aziende non erano a conoscenza che erano usciti questi bandi, oppure le domande venivano rigettate perché presentavano vizi di forma, errori importanti che inibivano appunto l'accettazione della domanda stessa. Quindi da questo punto di vista Cribis e poi anche l'avvocato Parolini può dare una mano in quella che è questa attività, questo mondo che alle volte viene visto come un ginepraio. Perché considerate che mentre in Germania ci sono quattro enti emettitori bandi e le procedure sono anche molto molto semplici, ho avuto modo di apprezzarne la semplicità, in Italia invece siamo eccellenza mondiale per quanto riguarda la burocrazia, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio degli enti che emettono i bandi, perché ognuno monitora la propria provincia o la propria camera di commercio provinciale, non sapendo che poi ci sono altri 134 enti a livello nazionale, più tutta la parte europea, che possono emettere bandi che interessano le aziende. Tanto per fare un esempio, il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha 5 enti che possono emettere i bandi: Invitalia, Sviluppo Italia, Sostieni Italia, Italia Sicura e Sviluppo Italia Sostenibile. Quindi molti di essi non hanno neanche un sito internet, per cui noi ci richiamo ogni 3 giorni per essere informati sui nuovi bandi che escono. Quindi la particolarità di questo strumento, che noi chiamiamo Cribis Radar, è avere proprio un radar che ti consenta di essere aggiornato in tempo reale nel momento in cui esce il bando di tuo interesse, che può essere il progetto di digitalizzazione, può essere il progetto di ricerca di clienti in Italia e all'estero, può essere tutta la parte di lead generation o lead nurturing e via così. Tutte queste attività diventano un must. Anzi, devo dire,
che proprio la comunità europea sta spingendo moltissimo, oltre per il discorso della green economy, affinché tutte le aziende si dotino di strumenti sempre più avanzati in termini di digitalizzazione, quindi e-commerce, siti internet e quant'altro. In tutto questo, diciamo che la cosa più gradevole è il finanziamento a fondo perduto, perché ovviamente non devi restituire i fondi, però altrettanto gradito in questa fase è anche il recupero del credito d'imposta, che voglio dire, ti consente di avere veramente un risparmio netto e un impatto sul capitale circolante veramente sostenuto. Scusami, Quindi abbiamo visto. mi permetto solo di interromperti, non so se stai scorrendo le slide, perché noi vediamo sempre la pagina di copertina, solo Ah, per dirti questo. sì, in effetti mi sta dando sharing pause. Allora vediamo un attimo come posso. Rifaccio così. Grazie per avermi avvisato, perché non me ne ero accorto. Ok. Adesso? Sì, perfetto. Ecco, Puoi scusate. mettere anche il tutto schermo. Ok, perfetto, scusate. Grazie Clara. Quindi, come dicevo prima, le fonti sono eterogenee e frammentate, per cui è necessario avere un portale unico, un punto unico in cui monitorare l'uscita dei bandi ed essere avvisato, per esempio, via email nel momento in cui uscisse il bando di proprio interesse. Ma poi l'altro problema, che era, diciamo, ostativo nel ottenere l'accettazione della domanda e quindi l'erogazione di quanto richiesto, è produrre la documentazione corretta e seguire tutti gli iter dal click day in poi fino alla rendicontazione finale in modo corretto e far sì che la documentazione sia prodotta non solo nei termini richiesti, ma nel modo anche in cui è richiesto. Quindi il trovare il bando giusto, abbiamo capito che non è una cosa così semplice. Ma soprattutto non è semplice leggerci le 1500 pagine medie di cui consta un bando. E anche in questo il portale di Cribis, attraverso lo strumento Cribis Radar, sintetizza in un'infografica semplice, chiara ed autoesplicativa di 2 paginette l'essenza del bando, i vantaggi e l'operatività di quello che è il bando. In più, ovviamente, ne consegue che questo fa risparmiare notevolmente tempo. E in più si è tutto integrato in un unico portale. Ecco, non so se adesso ancora la schermata si è bloccata. Sei sempre sulla slide 4. Slide 4, invece ero sulla 5. Sulla 5. Quindi ritorno di qui. Allora. Purtroppo è il computer che è la rete che non aiuta. Ok. Perfetto. Ok, adesso. Siamo sulla 5. Perfetto, scusate di nuovo. Ecco, quindi l'individuazione dello strumento idoneo, l'individuazione del bando che ha anche buone risorse disponibili perché stanno uscendo dei bandi con risorse veramente irrisorie, per cui nel click day in 3 secondi vanno completamente esaurite. E non ultimo, avere già in anticipo una previsione della ragionevole certezza di ammissibilità del progetto. Per cui sostanzialmente è vero che tutti possono fare la domanda, però ci sono tutta una serie di prerequisiti molto stringenti, tali per cui probabilmente per un'impresa rispetto ad un'altra le chance sono molto molto basse. Avere una quantificazione di queste chance consente ovviamente di efficientare un po' tutte le decisioni in merito. E io Ecco, adesso. vediamo lo schermo tagliato. Non so, Secondo sono. me, Elia, la cosa migliore è che fai proprio partire la presentazione di questo PowerPoint. Guarda, la presentazione Oppure. è finita, faccio vedere il portale, così Ok. ditemi se vedete il portale. Vediamo sempre le slide con la schermata Cribis nel mondo. Ok, allora rifacciamo così. Ok.
Ecco, lo dico per i partecipanti comunque, oltre al fatto che stiamo registrando il webinar, quindi sarà poi disponibile anche rivedere la registrazione nel caso vi interessasse, naturalmente potete fare richiesta anche per ricevere le slide degli interventi se qualcuno fosse arrivato in ritardo, appunto così per colmare un po' questi piccoli problemi tecnici. Ecco, io sono addirittura d'arrivo, faccio vedere il portale, che è questo, che è un portale omnicomprensivo, nel senso che uno può entrare, mettere dentro il nome di un'azienda italiana ed estera e vedere lo stato di salute economico-finanziaria di questa azienda, che può essere un fornitore, può essere un cliente, può essere un concorrente con cui si vuole fare un benchmark, può essere un qualsiasi partner d'affari. All'interno del portale abbiamo il mini sito dedicato alla finanza agevolata. Qui è sufficiente impostare il settore in cui un'azienda opera, lo strumento, il progetto che vorrebbe che fosse finanziato, okay, per esempio, non so, internet e-commerce, quello che abbiamo parlato finora, l'area geografica di propria pertinenza, quindi se uno è, per esempio, della Lombardia, può selezionare bene Lombardia finché non escano bandi che riguardano, per esempio, la regione siciliana, no? E poi il tipo, quello più famoso è il contributo a fondo perduto, però ci sono anche finanziamenti a tasso agevolato piuttosto che il recupero del credito d'imposta. Poi la propria dimensione, piccola e media impresa, se è una grande impresa ovviamente i bandi sono un po' più ridotti, e poi l'operatività, se è operativa, non è operativa o quant'altro. Una volta attivato questo tipo di criteri, uno cerca e si trova esattamente i bandi che possono riguardare, come vediamo qui, il primo che esce, che è uscito il 16 giugno 2020, è della Camera di Commercio di Bergamo ed è il voucher digitale 4.0. Okay? E anche qui, questo è un contributo, uno se interessato clicca, ha una scheda di sintesi che spiega esattamente che cosa riguarda. Ok, è un contributo a fondo perduto fino al 70% di costi ammissibili, fino a un massimo di 10.000 euro di impresa. Vuole richiedere informazioni? Clicca qui, compila il campo e entro 48 ore sarà contattato da un consulente. E poi ce ne sono veramente di ogni, quindi non li stiamo qui a guardare tutti, saranno più di 50 solo per la Lombardia e ovviamente riguarda Lombardia e quelli nazionali o europei. Se non è stato trovato il bando di proprio interesse, si va a salva ricerca, si mette qui, che ne so, web performance, ricevi nuove notifiche via email e appena esce il bando si riceve una scheda di sintesi che riassume un po' gli highlights del bando e che cosa riguarda, che cosa si tende a finanziare con quel bando. Quindi, in sé il portale è molto molto semplice, si fa un setup iniziale e dopodiché diciamo che la piattaforma va per conto suo. Io ringrazio, se qualcuno ha qualcosa da chiedere c'è la sezione Q&A, mi scuso per il problema tecnico, però se qualcosa non fosse stato chiaro sono disponibile. Grazie. Grazie Lia, benissimo. Bene. Facciamo un ulteriore passo di approfondimento con l'avvocato Davide Parolin, che appunto ci illustra tutte quelle che sono le caratteristiche più lato legale di questa opportunità. Bene, grazie Clara. Elia ci ha espresso in maniera magistrale come industrializzare un'attività di monitoraggio su quello che è il tema dei bandi, ok? Io riprendo un po' il tema di Alessandro per andare a dare qualche spunto in merito a quali sono effettivamente poi nel concreto alcuni degli strumenti che oggigiorno il sistema, l'ambiente in Italia, quantomeno a livello europeo, abbiamo a disposizione per poter effettivamente spingere sulla digitalizzazione e sull'internazionalizzazione. Io in particolare mi occupo di, come avvocato, di innovazione e di internazionalizzazione. E certamente il tema di trovare opportunità e soluzioni, questo è un po' il titolo del mio intervento, su queste tematiche diventa di fondamentale importanza. Ci sono, ovviamente sono, vi ha segnalato Elia, no? C'è un insieme costante, continuo di
aggiornamenti, di emissioni di nuovi bandi, di nuove misure, in un ambiente che è oggettivamente molto complesso, ok? Nel senso che è farraginoso, è giustissimo quello che lui ha detto, il numero degli enti è polverizzato, le infrastrutture sono povere, nel senso che non sanno loro stessi come veicolare queste informazioni, per cui riuscire a trovare il bandolo della matassa per trovare ciò che io voglio fare e riuscire a fare matching con quello che il sistema mi mette a disposizione non è banale, non è per tutti. Per riprendere, dicevo, un po' il discorso di Alessandro, vi segnalo quelli che sono stati nell'immediato passato, ma che oggettivamente potranno essere anche rinnovati a brevissimo, alcuni tre bandi che hanno avuto operatività sulla fine 2019 tendenzialmente, alcuni sono in erogazione in questi giorni, e nel settore, diciamo, della digitalizzazione, del marketing digitale e della digitalizzazione, lo vedremo poi nel settore dell'e-commerce, verso l'internazionalizzazione, in particolare extra UE. Parto con il primo. Avrete certamente tutti sentito parlare dell'innovation manager, della consulenza in innovazione e in innovazione digitale. Il MISE, il Ministero dello Sviluppo, a metà, inizio 2019, ha avviato questo tipo di progettualità, aveva disposto e accantonato 75 milioni e creato un processo che si sarebbe ripartito, anzi che si sta ripartendo, in tre annualità. C'è stata una prima annualità nel 2019, poi vedremo e vedrò nello specifico cosa abbiamo fatto, giusto per dare a voi qualche spunto pratico, ok? Ma come vedete nella slide, in realtà è in rinnovo per la fine del 2020 e così sarà anche per il 2021. Per cui, come ha detto Alessandro, l'importante è non fare il lavoro in funzione del bando, ma cercare quello che io ho, come dire, nel mio percorso aziendale in questo caso, di innovazione, di riuscire a portarlo avanti, avendo comunque sempre aperto una finestra su quelle che sono le opportunità correlate a questo tipo di attività che sono in qualche maniera prossime ad essere emanate e quindi che potrebbero essere colte dall'impresa per poter sovvenzionare questa sua iniziativa. Cosa vuol dire Innovation Manager e cosa vuol dire questo bando? In parole povere, mi permetto di dire, si tratta di un'azienda che ha in programma di fare degli investimenti spendendo soldi per acquistare consulenze in innovazione, in questo caso digitale, ok? E trovare un modo di richiedere appunto al governo di poter essere sovvenzionata in una buona parte, vedremo poi qual è la quota di rimborso che è possibile ottenere dagli enti governativi per poter in qualche maniera alimentare il supporto che un'entità esterna, una società di consulenza, un innovation manager mi darà in un processo, okay, di affiancamento non trascurabile perché durerà mediamente quasi un anno. Per cui, insomma, diciamo che è un tipo di progettualità che ha una sua estensione, insomma non è un intervento spot, ma è un affiancamento dell'impresa per un percorso medio-lungo, medio diciamoci così, per il tramite di una figura che può essere web performance sicuramente, ma che comunque debba essere necessariamente un innovation managers, quindi consulenti piuttosto che società di consulenza, che siano accreditati e iscritti in un apposito albo che oggigiorno è detenuto dal Ministero dello Sviluppo. C'è quindi un albo e necessariamente per poter ottenere questa sovvenzione è vincolante il fatto che il mio fornitore sia iscritto a questo bando, quindi questo, diciamo, a questo albo, quindi questo quantomeno è un primo requisito da dover tenere sempre a mente laddove si va a scegliere il proprio fornitore. E richiedo questo supporto per che tipo di attività? Io, le attività che sono oggetto di questo bando sono molteplici. Io qui vi ho fatto una minima sintesi di quelle che sono le attività che, per come l'ho voluto te io, possono in qualche maniera inquadrarsi all'interno di questo argomento. Lo dice il titolo, la trasformazione digitale aziendale, cioè un processo che va a innovare il modello di business, ma lo fa appunto imprimendo all'azienda questo approccio, questa digitalizzazione. Okay? Poi magari io mi esprimo in maniera impropria in quanto sono un avvocato, però penso che riuscite a capire quello che voglio dire. Beh, quindi le vedete qua in questi punti. Certamente tutte le spese che l'azienda fa per attuare un programma di digital marketing al fine di valorizzare, supportare, spingere il proprio marchio, ok? E in particolare il proprio marchio sui mercati esteri, che è esattamente quello che
di cui c'è bisogno, per cui insomma oggettivamente credo che sia una misura estremamente puntuale su un momento critico, oltre a varie altre attività che possono comunque riguardare in qualche maniera l'innovazione digitale. Non ultima, ve l'ho indicata qui in fondo, ad esempio tutte le spese con cui posso virtualizzare, che so, oggigiorno andare a vendere all'estero diventa difficile, non posso viaggiare, non posso fare le fiere, per cui anche esperienze di realtà virtuale, realtà aumentata, anch'esse sono spese che possono essere appunto spesate per il tramite di questo bando. Quanti soldi, per andare sul pratico, mi ridà il Ministero? Qui c'è, lo vedete qui, sono tre livelli in funzione della dimensione dell'impresa. Per le micro e piccole imprese, perché sono una piccola impresa già un'entità importante, stiamo parlando di un rimborso del 50% fino ad un massimo di 40.000 euro. Noi a fine 2020 avevamo fatto varie domande, 8 domande sul tema dell'innovation manager, erano più o meno progetti di circa 80.000 euro, dove appunto l'aspettativa di restituzione era di 40.000 euro, che certamente è uno sconto non trascurabile per quello che è l'impegno di spesa che oggettivamente la società pone in essere. Ovviamente è beneficiata anzitutto la micro e piccola impresa, ma anche la media impresa, lo vedete qui, e anche le aggregazioni di impresa. Troveremo poi più avanti, che è sempre un tema che viene premiato, quindi aggregazioni, reti impresa, strutture consortili dove ci si mette assieme per fare business, in particolare all'estero. Giustissimo quello che ha detto Elia, è un percorso ad ostacoli, termini, modalità, modo con cui costruire la domanda, con cui scrivere il contratto con cui vado ad assumere questa società di consulenza, la rendicontazione, i pagamenti, cosa scrivere sulle causali, le liberatorie, l'antiriciclaggio, la tracciabilità dei pagamenti. Vi assicuro che è una prova olimpica arrivare ma oggettivamente lo si può fare. L'azienda, in questo caso, con Cribis, con il sottoscritto, trova certamente sul mercato varie forme di sostegno nel cercare appunto di, come diceva Clara all'inizio, evitare i passi falsi che alla fine potrebbero pregiudicare in toto le opportunità di sovvenzione. Ah, per inciso, parliamo di fondo perduto, per cui i soldi che tornano indietro alla società prescindono dal risultato che vado a conseguire. L'unico requisito richiesto è tendenzialmente averli spesi. Ovviamente li avrò alla fine, per cui prima li spendo e poi alla fine di quel processo, di quel percorso che vi ho accennato essere di almeno 9 mesi, quindi diciamo tendenzialmente un anno, lo Stato, rendicontato di quelle che sono le spese che ho eseguito, mi fa un bonifico sul mio IBAN e mi restituisce questi soldi, per essere pratici. Una seconda misura che Alessandro ha menzionato e che ha menzionato anche Elia, e qui parliamo di finanziamenti, per cui Elia vi ha già prima spiegato la differenza tra fondo perduto e finanziamento. Finanziamento sono soldi che devo restituire, fondo perduto sono soldi che mi metto in tasca e li rimangono, ok? Riguardo una misura specifica avviata da Sace Simest, una delle tante nella galassia, diciamo, degli enti governativi legata alla CDP, alla Cassa Depositi e Prestiti, per quanto riguarda i progetti di e-commerce, in particolare i progetti di e-commerce su mercati extra UE. Voglio sviluppare la mia piattaforma e-commerce in India, negli Stati Uniti, un domani anche in Inghilterra, fuori dalla UE, eccetera. Certamente, Alessandro l'ha accennato, non sono progetti piccoli, implicano un insieme di attenzioni sulla logistica, lui accennava al CRM, cioè insomma un insieme di attività che finanziariamente impattano, perché devo in qualche maniera costruire una fabbrica, costruire un negozio online che non si limita solo a creare una vetrina, ma anche all'insieme di tutto quello che è la filiera dei servizi che ci gravitano attorno. Per cui tendenzialmente sono attività costose, che dice appunto questa slide, possono trovare una forma di sovvenzione. Per che cosa? Beh, per realizzare la mia piattaforma, mia proprietaria, oppure per collocarmi su marketplace terzo, queste sono le due modalità, e acquisendo un dominio di primo livello su quel mercato di riferimento, e quarto requisito, a condizione che vada a vendere tramite questa piattaforma o prodotti italiani, made in Italy, oppure distribuiti con un marchio made in Italy. Per cui insomma diciamo che è abbastanza ampia per quanto riguarda poi il paniere di prodotti che posso collocare all'interno di questo contenitore. L'ambito delle attività spesabili, o meglio finanziabili, sono tante. Non solo la creazione della struttura di vendita, ma le spese annuali per il mantenimento di questa struttura,
per la gestione e il funzionamento della piattaforma, soprattutto l'ultimo tema, tutte le spese di attività promozionale che io devo sostenere per spingerla, per farla conoscere, diceva Alessandro, questo tipo di strumento, no? Per cui insomma anche qui è tanto il tema, insomma, l'interesse, oltre a le consulenze, la formazione del mio staff per utilizzare questa piattaforma, ma non ultimo anche, che so, le spese per omologare certificati di prodotti per i mercati esteri, la spesa per registrare il mio marchio in quel mercato di riferimento per proteggerlo. Poi, insomma, diciamo che, ripeto, l'ambito delle spese ritengo sia abbastanza ampio e correlato proprio all'attività di sviluppo commerciale. Il finanziamento prevede la copertura del 100% delle spese, da un minimo di 25 a un massimo di 200-300 mila, seconda che mi rivolga a un marketplace terzo o mio proprietario. 25 mila vuol dire che è anche un progetto medio, insomma in qualche maniera può essere finanziato. La cosa interessante è il tasso di interesse, che è un decimo del tasso di riferimento europeo, quindi è uno 0,078. Quindi insomma, penso interessante. Abbiamo un anno di preammortamento, quindi l'arco temporale dei 4 anni in cui devo restituire questi soldi. Ha comunque un primo anno in preammortamento in cui non devo pagare alcunché, se non gli interessi, che sono appunto molto pochi, durante i quali quindi ho modo di poter utilizzare i soldi da subito per costruire la piattaforma senza avere già l'ansia di dover ripagare nel momento in cui non ho ancora generato dei flussi. Altra cosa interessante è che il 50% del finanziamento mi viene erogato subito, ok, prima ancora, quindi mi trovo in qualche maniera in una situazione di cash flow positivo perché ho già i soldi prima ancora di spenderli in una buona parte. Altra novità, l'ha accennata Elia, tra i vari provvedimenti post-Covid, è il decreto rilancio che ha previsto l'azzeramento delle controgaranzie richieste all'azienda, che prima erano del 20%, per cui in qualche maniera oggi Sacessimest è richiesta di erogare questo finanziamento a mio vantaggio, di mia azienda, laddove ho i requisiti, senza che sia richiesta da parte mia la fornitura di garanzia a copertura anche parziale dell'importo finanziato. Chiudo su un ultimo piccolo bando, ma anche questo qua ritengo facile e spendibile, che era il voucher digitalizzazione. Se ne è parlato nel 2019, se ne sta parlando adesso. È un bando relativamente piccolo, ma qui torniamo sul fondo perduto, nel senso che le spese mi vengono restituite nel 50%, per cui spendo 20.000, ne ho indietro 10.000, quindi è certamente uno sconto non trascurabile da parte di un fornitore. Devo sempre spenderli, devo sempre spenderli, quindi anticiparli in questo caso, e poi ambire a ottenere la restituzione in quota parte di una parte molto importante, che è del 50%. E anche qui non parliamo solo di voucher per comprare e rinnovare il parco hardware, il computer, l'infrastruttura e quant'altro, ma anche per sviluppare soluzioni di e-commerce. Per cui, con la stessa modalità che avevo detto prima, tutto l'eventuale medio, piccolo progetto in questo caso può essere sovvenzionato in una quota pari al 50%. Così anche l'attività di formazione, o non ultima, anche le tecnologie oggi necessarie per lo smart working, per il telelavoro, di cui in particolare in questi giorni si parla tanto. Clara ha chiesto prima, Davide, dici qualcosa per quanto riguarda suggerimenti e cautele. Beh, secondo me Elia è stato magistrale nel dirvi attenzione che è un campo minato, per cui insomma, i passi falsi sono quotidiani e frequentissimi. Secondo me la prima cosa è di lavorare preventivamente creando un proprio progetto e non inseguendo un bando, ok? E tenere alzate, iscrivendomi magari a Cribis Radar, finché quando c'è l'opportunità coglierla al volo. Ovviamente la società che può fare la domanda di bando deve essere una società che sta bene, non può essere in un concordato, non può essere indietro con i pagamenti di contributi, cioè deve in qualche maniera essere a posto. Vi ho segnalato poi nel quadro in rosso anche ulteriori aspetti premiali, nel senso che non solo devo avere dei requisiti, ma se ne ho degli altri sono favorito nelle graduatorie. Sono una rete di impresa, cioè sono un'aggregazione di altri, questo mi dà dei vantaggi tendenzialmente. Sono una PMI innovativa, altrettanto. Ho una certificazione come rating di legalità, anche questo mi aiuta. Ho una sede in una regione, quelle svantaggiate, o quelle post terremoto, anche qui ho dei punti premianti nella graduatoria in cui mi viene accordato questo bando, per cui anche questi aspetti qua vengono
devono essere tenuti in considerazione o possono essere in qualche maniera costruiti nella misura in cui voglia poter ambire a questo tipo di sovvenzione. Qui vi ho già accennato della complessità con cui va costruito il progetto e con cui va presentata la domanda, lettura dei provvedimenti, lì ci parla di 1500 pagine, è vero, per cui oggettivamente è complesso il processo, non è per tutti, ma ci si fa aiutare e ci si arriva sicuramente. Ultima nota, l'ultima l'ha già accennata giustamente lì, insomma, il voucher non è un rimborso, okay? Quindi è sempre posticipato, chiamiamolo così, è a fondo perduto e ultima cosa è ovviamente è neutro per quanto riguarda la parte della fiscalità, nel senso che non è un ricavo, ma semplicemente non va conteggiato ai fini fiscali. Questo Clara per quanto mi riguarda, ok? Grazie Davide, chiarissimo, chiarissimo. E, bene, allora, stavo tenendo monitorata qui la sezione delle Q&A per vedere se sono arrivate richieste, ma pare che siete stati tutte e tre molto chiari e molto esaustivi, perché non ci sono domande. Siamo puntuali, quindi se appunto qualche partecipante avesse qualche dubbio, lo invito adesso a scriverci qualcosa, così facciamo sicuramente in tempo a rispondere. E nel frattempo vi dico appunto che la sessione del webinar è stata registrata, quindi poi la potrete trovare disponibile sul nostro canale YouTube. E se ci fossero poi richieste di approfondimento o addirittura di supporto in questi progetti e in tutte queste cose che ci siamo raccontati oggi, volentieri potete prendere contatto con Web Performance, scrivere anche direttamente a me, clara@webperformance.it, in modo tale che insomma possiamo approfondire tutte le situazioni del caso. C'è una domanda di Nereo Zanardello? Esatto, può ripetere la parte di contributi per innovazione digitale, il signor Parolin? Ma allora, era una parola di sintesi. È un bando che è andato in pista a fine 2019, si chiamava Innovation Manager, ok? Ed era fatto apposta per spesare varie tematiche, varie spese nel campo dell'innovazione, anche dell'innovazione digitale. Significa dover assumere, tra virgolette, in maniera comunque esterna, una sorta diciamo, di freelance, un consulente iscritto ad un albo o una società di consulenza iscritta ad un albo, la quale mi vende dei servizi legati all'innovazione, ok? Vi ho accennato quali erano le tipologie di spese ammissibili. Qui tendenzialmente per una micro o piccola impresa arriviamo ad avere il 50%, quindi fino a 40.000 euro a fronte di una spesa di 80 per le spese che ho erogato nell'arco di un progetto di circa 9-10-12 mesi. Per quanto riguarda l'innovazione dei processi di valorizzazione del mio marchio, il cosiddetto branding, piuttosto che lo sviluppo commerciale all'estero o altre spese. Questo è un po', Clara, in estrema sintesi il tema, ok? Bene. C'è un'altra domanda per Elia Maggiolo questa volta. All'interno del sito Cribis, come accedo alla sezione per la ricerca dei bandi? Allora, dalla domanda deduco che il signor Enrico è già cliente. È un optional, questo servizio che si chiama Cribis Radar, e va attivato con un contratto a parte. Quindi si può ben rivolgere a chi di noi lo segue e chiedere l'attivazione di questo servizio aggiuntivo. Bene, grazie Lia. Ok, c'è un'altra persona che ci scrive che vorrà ricevere tutta la documentazione possibile. Grazie anche perché ci dimostra soddisfazione rispetto ai contenuti del webinar, quindi mi fa piacere. Sicuramente appunto, come dicevo, renderemo tutte le presentazioni disponibili. E mi pare che non stiano arrivando altre domande. Siamo perfettamente nei tempi, ho visto. Sì, infatti, puntuali. Ottimo.
Bene, allora direi che ci possiamo salutare qui. Ringrazio nuovamente i relatori, quindi Alessandro Scartezzini, Lia Maggiolo e Davide Parolin che sono intervenuti. Ringrazio tutti i partecipanti che ci hanno seguito e appunto restiamo a disposizione poi per eventuali approfondimenti. Buona Grazie giornata. a te. Grazie. Grazie.